Bari, attaccante col fiuto del gol, si mette in evidenza nei quartieri uniti Bari andando a segno 27 volte in 30 presenze. Nella stagione successiva passa a Lecce in Serie C1 e lo scorso anno ha militato con il Martina Franca in C2 collezionando 9 presenze fino al suo approdo nella città del Toro, Giuseppe Bozzi. Ciao Giuseppe, anche a te devo chiederti inevitabilmente un saluto per questo pubblico così caloroso. Grazie a tutti, grazie per l'accoglienza, niente, grazie alla società. So cosa significa seguire la propria squadra del cuore, quindi da parte nostra ci metteremo tutto l'impegno, perché fate molti sacrifici, quindi speriamo di ripagarvi con i risultati. Stateci sempre vicini. Grazie Giuseppe. E noi continuiamo con la linea offensiva Granata, classe 1986, Bomber, cresce nelle giovanili del Bari e dopo tanto ci ritorna facendo il suo esordio in Serie A in occasione di Catania-Bari. Ha iniziato la stagione 2013-2014 tra le fila della Fidelis Andria in eccellenza pugliese, ma viene ceduto all'Atletico Mola nel mercato dicembrino, realizzando 18 gol tra Andria e Mola. Per la stagione 2014-2015 ha giurato fedeltà con la maglia grinata, facendoci divertire il pubblico a suon di gol. Luigi Rana! Sentiamo anche il saluto del Bomber Luigi Rana. Buonasera a tutti. Volevo dirvi che sono molto contento di essere venuto qui a Nardò e di indossare la vostra maglia. Grazie a tutti. Grazie. Luigi Rana, vi ricordiamo che è aperta da qualche giorno anche la campagna abbonamenti, ci si potrà abbonare sino al l'ultimo giorno utile, cioè quello precedente alla gara d'inizio del campionato. Noi intanto continuiamo con la presentazione della nostra squadra, classe 1986, attaccante esterno, disputa due campionati col Molfetta che sfidò il Nardò in finale di Coppa Italia, vinta poi dai Neretini per poi trasferirsi a Copertino, Giuseppe Frisenda. Giuseppe Frisenda. Classe 1995, esterno d'attacco, cresce nel Copertino dove disputa due campionati d'eccellenza, Roberto Rizzo. Bene, e con questo vi abbiamo presentato la squadra, adesso facciamo un piccolo break e poi quadri tecnici e dirigenziali.